L'inverno questa volta è arrivato davvero, ma il tempo annunciato dopo 23 giorni di gennaio tra i più caldi di sempre. La bora è tornata a soffiare dopo più di 50 giorni d'assenza. Il picco in raffica è stato di 108 km orari e c'è pure chi si improvvisa adoratore del vento. Vento condito dalla pioggia e da temperature che sono andate in picchiata, 10 gradi in meno in un giorno. Prima neve invece sul Carso, i fiocchi sono iniziati a scendere in tarda mattinata nella zona di Basovizza e Pese, le frazioni più alte del Carso italiano, mentre oltre confine in Slovenia, da Senosece sino al Nanos, si è scatenata una vera e propria tormenta di neve. Tornando alle questioni di casa nostra, nessun disagio alla circolazione sulle strade della provincia, tenute sotto costante monitoraggio da parte delle squadre della polizia locale. La quota neve non dovrebbe abbassarsi ulteriormente, ma in ogni caso il piano neve è comunque pronto a scattare, così come la preventiva salatura delle strade. Si tratta però solo di un assaggio. Domani ancora freddo e bora, ma niente precipitazioni.